Quando ti muore un figlio in circostanze oscure, tu che sei genitore vuoi sapere come sono andate le cose. Vuoi far luce e hai fame e sete di giustizia. Giustizia per Danny Maggina, ragazzo di 29 anni, il cui corpo viene ritrovato in terra dopo un volo dal quarto piano di un palazzo di Livorno, precipitato dalla finestra di un appartamento occupato abusivamente da alcuni spacciatori. E, dolore nel dolore, resta per terra per ore, per alcune ore, prima che qualcuno chiami i soccorsi. La morte sopraggiunge poco dopo in ospedale. Tre persone sono state arrestate, sostengono di non aver avuto alcun ruolo in quello che la famiglia invece è convinta che sia stato un omicidio. Erika e Schi, i genitori di Danny, grazie per essere qui. Grazie a voi. Buongiorno. Allora Erika, capisco quello che lei ha dentro, le chiedo scusa, però avremmo piacere di raccontare e conoscere suo figlio. Chi era suo figlio? Danny, io dico è perché per me c'è sempre, non se ne andrà mai. Danny è un ragazzo buono, un ragazzone di 1,90 m, la cui unica colpa è stata purtroppo avere un vizio, un brutto vizio della cocaina, che però era sporadico, non era abituale. E quella sera nell'appartamento dove è stato, si è trovato al momento sbagliato, con le persone sbagliate. No, ci tenevo a dirlo perché rispondo fortunatamente alle poche persone che in questi giorni, appunto, c'è stata la svolta, hanno scritto sul giornale, sotto, magari non pensando che a casa c'è una mamma che è disperata, una famiglia distrutta che non si riprenderà mai più, hanno scritto cosa ci faceva se l'è voluta. Fortunatamente poche persone. Però proprio a queste persone le voglio dire di essere più credibili e meno credenti. Perché nella vita può succedere qualsiasi cosa, a tutti, in qualsiasi momento. Quando uno sta fuori, come dire, è molto facile sputare sentenze. Comunque, detto questo, Danny era un ragazzo buono, buono. Riavvolgiamo il nastro, che poi è un film che lei si è rivista 1000 volte. La porta, il campanello della porta che suona di mattina presto con i carabinieri. Sì, io già nella sera prima, è successo nella notte tra domenica e lunedì mattina presto, io la sera prima, Danny era uscito, come fa un qualsiasi ragazzo di 29 anni che in casa stavamo bene. Danny era uscito e per andare a cena fuori con amici. Però quella sera io mi sentivo c'era qualcosa, lo sentivo, infatti dicevo sempre a mio marito, chiamalo, chiamalo, perché io ero quella pressante, a me in genere non mi rispondeva nemmeno al telefono, mi mandava, mamma tutto a posto, basta, non mi chiamava però più. Bastava quel tutto a posto. Bravo. Che uno, sì, 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 a me mi bastava anche uno che hai. Invece quella sera so che l'ha contattato su Instagram, l'ho attaccato dappertutto e non... Perché me lo sentivo che sarebbe successo, cioè mi sentivo che quella era la sera, non lo so. E quando sono venuti i carabinieri? I carabinieri sono venuti la mattina. Mattina presto, mi sembra intorno alle 7 del lunedì mattina, hanno suonato appunto, io tanto la notte l'avevo passata alla finestra sveglia, non mi hanno svegliata e ho detto subito è morto. Ha detto Maggina carabinieri, ho detto subito è morto. Poi c'è stata la corsa all'ospedale. Ricordo l'unica cosa che non mi scorderò mai, cioè tra le tante cose che non mi scorderò mai, che dicevo sempre prendimi, 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 perché proprio mi sentivo che non c'era speranza. Allora, posto sbagliato con le persone sbagliate. Secondo lei, Sky, cosa è successo in quell'appartamento? Non lo sappiamo nemmeno ancora noi. Perché all'inizio si era parlato della possibilità di un suicidio. Sì, impossibilissimo. Un ragazzo solare, amava la vita... E nessuno ha mai creduto a quello. Le stesse persone che erano nell'appartamento dall'inizio hanno cercato di depistare le indagini e di dire che Danny si era ucciso, anzi uno dei tre addirittura era tra l'altro era l'unico che io conoscevo, si è preoccupato di mandarmi 2 giorni dopo sul telefono un messaggio con scritto perdonami per non aver capito le sue intenzioni, proprio che cercava proprio di farmi capire
Peccato che io mio figliolo l'ho fatto, avevo 16 anni, ci sono cresciuta insieme e lo conosco benissimo, più di qualsiasi altra persona. Una cosa del genere non l'avrebbe mai fatto. Facciamo di me lui. Non si sarebbe mai ammazzato, Danny non l'avrebbe mai fatto. Mai. E loro hanno cercato da subito, ora poi si è capito il perché, di depistare le indagini e di dire che Danny si era ammazzato, si era buttato da picchiato e buttato da quattro piani. Perché si è capito il perché? Scusi il bisticcio di parole, come ha detto poco fa. Non t'ho capito, scusami. Lei ha detto, cioè, poi si è capito il perché. Perché a giorni, appunto, due giorni fa, questa poi è una cosa che vi dirà il mio avvocato, è stato arrestato uno di questi proprio. Ok, qui. E adesso ci arriviamo. Dolore nel dolore, è stato appurato che suo figlio, nonostante la caduta dal quarto piano, avrebbe potuto salvarsi se... Bastava uno di loro. Bastava uno di loro. Fosse che rimasto lì. Avesse chiamato subito i soccorsi, perché è rimasto per ore. No, in terra non è rimasto... Cioè, è successo alle 3.30. Danny è caduto, l'hanno buttato di sotto, caduto, buttato, insomma. Volontariamente non si è buttato, su questo ne sono sicura, okay. Sicura al 1000%. Poi ce lo diranno se è successo. No. E fortunatamente l'hanno accorso subito delle ragazze che passavano di lì per caso. Però ho letto che è rimasto... Da solo, perché loro se ne sono andati, ci sono anche video che dimostrano che loro se ne sono andati, anzi due di loro, uno non si sa che fine abbia fatto, anzi facevano finta anche di non conoscerlo. Dove sono adesso questi tre che erano in carcere? Tutti e tre in carcere. Tra l'altro lei ha subito in questo dolore anche uno sfregio legato al suo lavoro? Sì, perché io lavoravo al carcere di Livorno, alle Sughere, lavoravo alla mensa. Quindi loro hanno, c'era il rischio di... No, io non l'avrei mai incontrati perché io lavoravo per la polizia penitenziaria, il self-service. Comunque solo il fatto che a 3 metri c'era un muro di cinta che mi divideva da loro, allora, è stato meglio venire via. Lei è venuta con l'avvocato Andrea, sì. Ghezzani. Prego, avvocato. Lei ha anticipato, buongiorno, la notizia, buongiorno avvocato, che... Lo facciamo dire al suo avvocato. Qual è il... Due giorni fa, lunedì scorso, la Procura della Repubblica di Livorno ha fatto una conferenza stampa con i carabinieri che hanno coordinato le indagini e hanno ufficialmente comunicato l'adozione di un provvedimento cautelare in carcere nei confronti di una di queste persone, già in carcere per altri motivi, e il pubblico ministero ha ufficializzato l'ipotesi di reato di omicidio preterintenzionale, e dando anche delle indicazioni abbastanza significative diciamo così, sulla fondatezza, e parlo con le parole del pubblico ministero, persona conosciuta per essere molto prudente e molto attenta, che ha parlato di prove schiaccianti dell'esistenza di questa ipotesi di reato. Cosa si sa del presunto assassino? Si sa che era una persona violenta, soprannominata o autodefinitasi il pugile, e che aveva organizzato una sorta di, in quell'appartamento, di centro di spaccio di sostanze stupefacenti. Tra l'altro c'è un video che lo colloca in quel momento, in quell'appartamento. Allora, in realtà sono due le persone che appaiono nel video, e non sarebbe lui ma gli altri due, però questo apre una riflessione ed uno scenario leggermente diverso e importante, perché mi riporto ancora una volta alle parole del pubblico ministero, il quale nei confronti della persona colpita da un provvedimento di lunedì scorso ha parlato di risultanze anche strumentali o e quindi? Però queste due persone sono un motivo per il quale le indagini non sono ancora concluse, perché stanno valutando la posizione di queste due persone, certo. E che fossero lì è dimostrato dal video. E adesso anche vediamo dopo quello che accadrà, sperando che come dire, la morte di suo figlio possa ottenere la giustizia che voi cercate e che è giusto che arrivi. Tra l'altro so che ha anche un'altra figlia, la sì, sorella Asia, che è in dolce attesa. Ecco, allora io credo che forse,
perché ho visto che lei, come dire, non ha molti orizzonti, rimane chiusa giustamente nel suo dolore, però lei ha anche una responsabilità, certo, come madre, quella sì, di ottenere giustizia per suo figlio e con lei, Sky, però deve pensare anche a sua figlia, anzi, e a sua nipote. Anzi, io se non avessi avuto orizzonti mi sarei ammazzata la sera stessa, perché ci vuole più coraggio andare avanti che farla finita. Però voglio giustizia, appunto, poi tra un mese diventerò nonna, credo infinitamente nell'oltre, credo nella reincarnazione, credo nell'aldilà, e credo che quello era il percorso di Danny su questa terra, come io sto facendo il mio, però niente e nessuno gli doveva togliere la vita, perché penso che nessuno sia all'altezza di poter decidere per la vita degli altri. Perfettamente condivisibile. Questo è quello che è stato scritto da qualche parte. Vabbè, basta che ognuno ce l'abbia scritto nel cuore. Esatto. Io ce l'ho nel cuore e credo tanto anche nella forma causa-effetto. Che se un paghi di qui, paghi di là. Grazie. Sky. Grazie, avvocato. Grazie a voi. E un abbraccio affettuoso a chi sta per arrivare a casa Ginevra. Ginevra. Ci fermiamo qui e torniamo tra pochi istanti. Grazie. Grazie a te.